visto che i mondiali sono fermi un giro, andiamo a vedere che cosa succede in un posto meraviglioso al parco di Bosco Albergati a Castelfranco Emilia, dove oggi iniziano i mondiali antirazzisti della WISP. Al telefono con noi c'è il presidente nazionale della WISP, Vincenzo Manco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Beh, che roba buongiorno. È Manco? 4.000 ragazzi da tutta Europa? 4.000 ragazzi da tutta Europa che provano da 18 anni a presentare un altro calcio, un altro modo di giocarlo, un altro modo di pensarlo, un altro modo di viverlo, e decidiamo di farlo appunto in questo posto bellissimo che è la città degli alberi, Bosco Albergati e Castelfranco in Emilia. Sì, siamo in provincia di Modena, che già di per sé è un gran bel posto, giustamente. Senta, calcio a 7 e Manco, quindi già è un calcio diciamo diverso rispetto a quello a 11, ma poi qual è la cosa fondamentale per cui lei dice è un calcio diverso, più sano, immagino, anche perché parlando di Italia di questi tempi non è difficile essere insomma messi meglio di quello della Serie A, per dire. Esatto, no, invece io, insomma, i mondiali antirazzisti sono davvero un esempio di come il calcio possa essere giocato, possa avere di nuovo il senso di un gioco popolare, perché è un calcio che è autogestito. Noi abbiamo la presenza dell'arbitro che semplicemente segnala la palla dentro e fuori, ma le squadre, che spesso e volentieri sono squadre, si arbitrano tra di loro? Vinte. Sì, esatto, c'è un autoarbitraggio, e per abbattere il livello diciamo di tensione e di agonismo si decide che le finali si giocano ai rigori, e quindi questo è stato deciso da un'assemblea qualche anno fa. Per abbattere la tensione, cioè non giocate in finale, andate direttamente ai rigori? Le finali si giocano ai rigori, esattamente. Le prime qualificate tirano i rigori una contro l'altra. Esattamente. Eh beh sì, le finali sono finali. Tutto finale. Finale. Ma senza partita, subito ai rigori. Sì. Subito ai rigori. Noi destrutturiamo il calcio e torniamo a dargli il senso del gioco, il senso popolare, insomma, perché questo è. No, è la lettura del togliere la tensione passando subito ai rigori. Io quando tifo per qualche squadra i rigori sto malissimo, come tutti. Di solito c'è più tensione nel rigore, no? Invece voi avete tolto al rigore quella valenza di sfida finale, di duello all'OK Corral. Esattamente, anche perché tutti gli altri calciatori, diciamo, rappresentanti delle altre squadre sono intorno al campetto a tifare comunque per l'uno o per l'altra squadra, quindi c'è anche questo senso diciamo di partecipazione collettiva. Non ci sono soltanto le ultime squadre che sono rimaste lì o le ultime due che giocano la finale, ma tutti insieme nel campetto a fare il tifo, ad applaudire o a consolare eventualmente il calciatore o il portiere a seconda della situazione che si perde. Cioè, al contrario del pallone mio me lo porto a casa, no? Hai perso, stai lì e guardi i migliori, anche scegli per chi ti fare. Senta, no, ma questa cosa dell'autoarbitraggio mi piace molto, perché è una responsabilizzazione insomma dei giocatori. Sì, perché da sempre, siccome la caratteristica dei mondiali antirazzisti è un luogo in cui gli ultra delle squadre d'Europa e del mondo, insomma, perché poi si è allargata anche a rappresentanze internazionali, hanno da sempre scelto proprio questo, quindi diamo, come dire, ai tifosi l'elemento primario della consapevolezza che appunto il calcio è sostanzialmente un gioco, e quindi si gioca per dare centralità allo sport e non per dare centralità alla prestazione, per portarsi a casa il trofeo. Bravo. Trofei che comunque ci sono, ma ai quali diamo un senso completamente diverso. Simbolico, bravi Manco, anche perché l'WISP fa un'opera che dire meritoria è dire poco per quanto riguarda tutto lo sport, non solo il calcio. Siete insomma quelli che permettono a tante migliaia e migliaia e migliaia di persone in tutta Italia di divertirsi, di giocare, di fare attività fisica in maniera pulita, intelligente, per cui insomma. Infatti, bravi, bravi, bravi. Quest'anno ci sono anche tornei non soltanto di calcio in questi 5 giorni, pallavolo, basket, per dire, cricket. Certo. Sì, c'è rugby. Anche cricket e rugby, esatto. Sì, di tutto. 200 squadre da tutto il mondo. Beh, Manco, viva l'WISP, viva i mondiali antirazzismo, buona giornata, il prossimo anno veniamo anche noi a giocare, facciamo una squadretta. Grazie. Vi aspettiamo molto volentieri, viva lo sport dei diritti. Viva lo sport dei diritti. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Vincenzo Manco, mitico presidente nazionale della WISP, veramente meravigliosi i tornei estivi e tutto quello che ci sta intorno.